Buongiorno a tutti ragazzi, non urlo perché sono le 7 del mattino, mi sono già preparato tutto quanto. Devo solo mettere i bagagli a posto perché ho fatto davvero un casino, ieri ho preso caricatore e tutto. Mi raccomando, prima di iniziare il video, come sempre, iscrizione, campanellina, mi piace, insomma, sapete già tutto quanto. Anche oggi si aspettano un bel po' di chilometri, per cui meglio sistemare e mettersi in viaggio. Siete pronti ragazzi? Bene, come ieri ragazzi, ho preferito non mettere i microfoni per la prima parte del viaggio in modo tale da preservarli come batteria per dopo. Possiamo andare e andiamo alla ricerca di nuovi fantastici posti. Nella tappa di oggi ci troviamo a cavallo tra il Parco Naturale Regionale dei Monti d'Ardechia e il Parco Nazionale delle Cevennes. Il primo occupa una superficie di oltre 180.000 ettari e si passa in mezzo a castagneti, antichi vulcani, boschi, pascoli, gole e ovviamente valli verdeggianti. Sono dei veri paesaggi mozzafiato, oltre che aree protette. In questo territorio selvaggio e molto ben preservato, troviamo anche un patrimonio architettonico davvero ricco, dove protagonista domina la pietra. Infatti troviamo castelli medievali, abitazioni in granito, chiese romaniche e molteplici case ornate di sculture. Questo parco, infatti, ha ottenuto nel 2014 l'etichetta da parte dell'UNESCO come Geoparco. Il Parco delle Cevenne, essendo molto vicino a quello dell'Ardechia, condivide la maggior parte dei paesaggi e anche qui troviamo spazi davvero sconfinati. È una terra selvaggia, tranquilla, ricca di segreti e piena di sentieri da percorrere a piedi. Bene ragazzi, sono arrivato sul colle della Croix. È arrivato il momento di montare la tenda. Ho trovato questo spazio molto carino in mezzo agli alberi, quindi molto discreto, sono molto molto tranquillo.
la moto praticamente e laggiù non si vede, ma l'ho messa laggiù in modo tale che se mi serve qualcosa faccio avanti e indietro. Loro si sono già ruzzolati, quindi tutta questa schifezza che hanno addosso se la porteranno ovviamente nella tenda. Tenda montata come avete visto. E noi ci vediamo in un prossimo video, sempre qui su Trico Adventure, quindi anche questa giornata è terminata. Mi raccomando, mi piace, la campanella, ma soprattutto l'iscrizione al canale.